Cristina Biciocchi di Profilo Donna. Questa partecipazione al V-Day, i monologhi della vagina, lei è una personalità sempre molto impegnata su far emergere le caratteristiche, le peculiarità positive delle donne, no? Perché questa partecipazione, soprattutto quale pezzo impegnativo si accinge a recitare? Beh, a parte il premio internazionale Profilo Donna, devo dire che durante l'anno promuoviamo tantissime iniziative a 360 gradi, non solo per valorizzare il ruolo della donna nella società, ma per cercare proprio di sviluppare tematiche a tutto tondo che siano vicine alla figura femminile. Purtroppo da qualche anno questo fenomeno della violenza contro le donne è veramente un tema molto sentito, e quindi devo dire che quando mi hanno invitato a leggere un pezzo legato alle mutilazioni femminili, la cosa mi ha colpito particolarmente e quindi voglio dare il mio contributo in questa occasione. Cosa manca ancora in Italia per fare un passo avanti nel gender equality? Una bella domanda. Diciamo che da un certo punto di vista dei passi avanti se ne sono fatti, perché anche all'interno del premio possiamo notare tutti gli anni proprio donne che ricoprono ruoli sempre più diversi e sempre più importanti rispetto a 20 anni fa. Diciamo che probabilmente questa emancipazione, questo scompenso, questa nuova donna degli anni 2000 ha probabilmente portato ad avere degli scompensi in altre situazioni, tipo quella della violenza.